Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Partiamo subito con le news della giornata, partendo proprio dalla distruzione del token, dal burn da parte di USDT di 500 milioni di token. La società infatti annuncia di aver fatto questo burn token e mette su Twitter il link per andare a visualizzare appunto la transazione di distruzione, e subito ovviamente la crypto community reagisce in maniera positiva, anche perché effettivamente, visto i recenti cali di fatturato appunto di USDT, o meglio di fatturato di capitalizzazione, infatti avevamo recentemente parlato proprio qui su TG Crypto che Coinmetrics.io aveva detto che la capitalizzazione era scesa di 730 milioni di dollari, quindi ci sta ovviamente che brucino questi token in eccedenza. Passiamo ora invece alla conclusione della spedizione, all'esito positivo che ha avuto la spedizione di camion, quindi una spedizione su gomma che è stata tracciata con la blockchain. Stiamo parlando di DexFreight, la piattaforma decentralizzata per la gestione della logistica. Tale piattaforma è stata sviluppata sul protocollo di Rootstock, cioè RSK, che utilizzano una sidechain per fare girare degli smart contract sulla blockchain di Bitcoin. Ovviamente in questo primo, diciamo così, tentativo hanno preso parte anche due società che si occupano appunto di trasporti. Questa nuova piattaforma, quindi appunto Dex Freight, permetterà quindi di gestire, non solo di tracciare i vari mezzi che si muovono con le varie spedizioni annesse e connesse, ma anche di gestire automaticamente i pagamenti. Quindi uno smart contract potrebbe congelare il pagamento fin tanto che la consegna non sarà avvenuta. Nel momento della consegna avvenuta sblocca il pagamento, che avverrà quindi in maniera tutto automatico. Facciamo ora un pochettino di gossip, perché secondo le fonti di The Block ritenute vicino alla questione, sembrerebbe che la piattaforma Bect, quella di cui abbiamo anche riparlato recentemente sempre qui su TG Crypto, sia molto vicino all'ottenimento della licenza da parte della Commodity Future Trading Commission. Stando infatti a queste fonti, sembrerebbe che per la prossima settimana, la prima settimana di novembre, dovrebbe arrivare la licenza, il che sarebbe appunto molto congruo con le dichiarazioni appunto della piattaforma di cui parlavamo recentemente, che per il 12 di dicembre sarebbe tutto operativo online e con la licenza a posto. E tornando a parlare di vecchie questioni, andiamo anche appunto a parlare, perché è arrivata la così, diciamo, tanto attesa risposta da parte di Bitfinex sulla questione dei dati pubblicati tramite API dello scambio, o meglio della coppia USDT-USD. Bitfinex risponde appunto sempre tramite un tweet alle accuse che gli erano state poste durante questi giorni, o meglio ieri, per quanto riguardava appunto il fatto che loro pubblicassero dei dati di volume di trading della coppia dollaro-tether-dollaro, quando in realtà sul loro exchange non era possibile fare quel tipo di trading. Tali dati infatti derivano, come spiega Bitfinex e come in realtà già aveva anticipato precedentemente, da quello che sono la somma totale dei prelievi dei depositi fatti ovviamente nei confronti di Bitfinex, e che ovviamente escono da parte di Bitfinex sempre per quanto riguarda appunto il dollaro Tether. Tali dati però, ci tiene a precisare ovviamente Bitfinex, non farebbero parte del set di dati pubblicati tramite le loro API, alla quale appunto ottengono i dati ad esempio il CoinMarketCap, ma farebbero parte di un altro set di dati definiti e chiamati con un nome apposito, alla quale in realtà non dovrebbero essere appunto pubblicati, o comunque, come tengono appunto sempre a precisare da parte dell'exchange, dovrebbe essere tenuto in considerazione che in realtà, non facendo parte di quel set di dati, cioè i dati pubblicati sui volumi, ma facendo parte di un altro set di dati, insomma, bisognerebbe tenerlo in considerazione. In sostanza, quello che stanno dicendo è che rigirano l'accusa nei confronti di CoinMarketCap, dicendo che la colpa non è tanto di Bitfinex che pubblica quei dati, ma è CoinMarketCap che li interpreta in maniera erronea. Restando in tema di exchange, facciamo invece ora un salto al Nasdaq, perché fa richiesta di brevetto per un sistema in blockchain che poi, tramite l'utilizzo di smart contract, gestirebbe la distribuzione di news. Il documento va a descrivere proprio come, con l'utilizzo delle tecnologie DLT e l'unione degli smart contract, si potrebbe gestire la distribuzione delle news, che poi tramite degli algoritmi andrebbero appunto a distribuire le news in degli orari e ovviamente in degli interessi specifici in base ai vari utenti. Passiamo ora invece a blockchain.com, che presenta Lockbox, il suo hardware wallet creato in collaborazione con Ledger.
Lockbox infatti nasce appunto dall'unione, dalla partnership di questi due colossi. Da una parte abbiamo blockchain.com, che è uno dei wallet online forse più famoso, più conosciuto, e dall'altra parte abbiamo Ledger, che è appunto la creatrice della famosissima Ledger Nano S, che è appunto uno degli hardware wallet più famosi al mondo. Lo scopo di questo nuovo hardware wallet è quello di semplicità, immediatezza, ovviamente non rinunciando alla sicurezza, infatti avrà dei protocolli di sicurezza per evitare phishing e spoofing. Inoltre sarà completamente integrato con il wallet online di blockchain.com, e questa possibilità, ovvero l'integrazione, o meglio l'abbinamento tra l'hardware wallet e il wallet online, sarà anche retroattivo, diciamo così, per tutti i possessori invece di dispositivi Ledger. Gli annunci non finiscono qui, perché infatti oltre alla presentazione di questo nuovo hardware wallet, che per il momento è preordinabile e le consegne dovrebbero essere per metà, la prima mandata di consegne dovrebbe essere per metà novembre, c'è anche l'annuncio di un nuovo sistema di trading chiamato Swap by Blockchain. Questo sistema poi ovviamente si andrà anche ad integrare insieme all'hardware wallet, permettendo direttamente dall'interfaccia del dispositivo di poter vendere e acquistare criptovalute. E comprenderà questa nuova funzionalità di trading anche una nuova sezione ricostruita per quanto riguarda l'iscrizione dei dati e Know Your Customer. E in conclusione, ragazzi, passiamo a delle previsioni, a delle analisi che potrebbero vedere il prezzo del Bitcoin per il 2020 o prima metà del 2021 sui $100,000 o anche $200,000. Tale previsione si sosterrebbe, secondo Jim Blasco, grazie al dimezzamento del reward per quanto riguarda il mining di Bitcoin. Infatti, nel momento in cui si passerà dai 12.5 Bitcoin attuali ai 6.25, il mercato si renderà conto, o meglio si ricorderà, della scarsità intrinseca appunto dell'asset, e di conseguenza crescerà di molto il suo valore. Ulteriore appoggio a tale tesi deriva anche da Marshall Long, che appunto, come dice il suo cognome, è sicuramente rialzista, e infatti va a confermare, diciamo così, tale pronostico, meglio tale tesi, proprio tale teoria, in quanto ci ricorda come nel 2012, quando si passò dai 25 Bitcoin di reward ai 12.5, il prezzo del Bitcoin salì di 40 volte, arrivando ai $1,200. Come solito, ragazzi, chi vivrà vedrà. Io per il momento vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto alla prossima e vi auguro una buona serata. Ciao!